tutti, oggi sono qua per parlarvi di un anime che ho visto recentemente, anzi ho terminato di vedere l'ultimo episodio disponibile proprio ieri e pensavo di parlarvene perché nel 2019 verrà pubblicato qua in Italia il manga da cui è tratta questa serie. Il titolo in questione è Blooming to You. Si tratta di uno yuri, primo anime di questo genere che guardo, mentre il primo manga di questa tipologia per me almeno è stato Citrus e non mi ha fatto impazzire, quindi ero curiosa di approcciarmi a qualcosa di differente, visto che non se ne parla tanto di questo genere, che per chi non lo sapesse, vede per protagoniste delle ragazze che si innamorano e segue lo svolgimento romantico, ma eventualmente anche sessuale di questa coppia. Blooming to You vede per protagonista una ragazza, Koito, che sogna da sempre l'amore come negli shoujo, ovvero di provare una sensazione come di farfalle nello stomaco, di sentirsi volare pensando al suo amato, sogna le dichiarazioni che vede insomma nei fumetti e quando le accade, ovvero un ragazzo le si dichiara, lei non prova assolutamente nulla e non sa nemmeno come rifiutare questo ragazzo. Prende quindi tempo e di tempo ne passa e lei inizia a frequentare una nuova scuola. Qua incontra una ragazza più grande di lei, ovvero Nanami. E la vede respingere con abbastanza sicurezza un ragazzo e si fa più o meno l'idea che questa ragazza possa essere come lei, che non abbia provato assolutamente nulla nei confronti di questa dichiarazione, che non sappia bene che cosa significhi amare, che non provi sensazioni particolari. Si apre quindi con lei, ma quello che scopre è in realtà che Nanami è attratta dalle ragazze. E pian piano si sta innamorando proprio di Koito. Tutto questo accade nel primo episodio, che si presenta proprio come una premessa alla storia vera e propria. Inizialmente per me questo anime si stava svolgendo come un classico shoujo per intenderci, c'è cioè un avvicinamento delle due protagoniste, si parlano, cercano di capirsi e soprattutto capire i propri sentimenti. Tutto all'interno dell'ambito scolastico, ambienti in cui non ci sono soltanto ragazze, ma anche ragazzi, e in particolare le due protagoniste hanno anche uno scambio di battute comunque con l'altro sesso, una cosa che ho apprezzato tanto perché informandomi un po' sul genere yuri, ma leggendo anche diversi manga, shonenai e yaoi, quello che capita spesso è che ci sia una predominanza di genere, diciamola così, ovvero che negli yuri si tende a rappresentare esclusivamente ragazze, e ad esempio negli shonenai e yaoi può capitare che ci siano soltanto ragazzi. In questo caso non è così ed è una cosa che ho apprezzato perché rende la storia sicuramente più reale, visto che è ambientata all'interno di una scuola pubblica. Oltre a questo, una cosa che mi ha stupito molto è l'approccio che hanno le due protagoniste, perché a differenza, ad esempio, degli shoujo, l'avvicinamento che hanno non è esclusivamente sentimentale, non si parlano e basta, c'è veramente un serio, diciamo, contatto fisico. Inoltre è una storia che non ha esclusivamente lo scopo di intrattenere o fornire, diciamo, delle scene di fanservice, perché è una storia innanzitutto molto delicata, che procede in maniera graduale e abbastanza lenta per quanto riguarda lo sviluppo della relazione in sé. Si affrontano però delle tematiche anche più serie, perché tutte e due le protagoniste si devono confrontare, diciamo, con se stesse. Koito non riesce a capire bene che cosa significhi amare, è sempre alla ricerca di questa fortissima emozione che non riesce mai a provare quando parla con la senpai o con altri ragazzi o con altre persone. È come se fosse sempre emotivamente piatta. Questa difficoltà nel capire le reazioni degli altri, i sentimenti degli altri nel contesto, diciamo, amoroso, la fa sentire enormemente esclusa e sola. Si pone quindi diverse domande su se stessa, sul suo rapporto con gli altri, in particolare con Nanami, ed è un aspetto che ho apprezzato molto all'interno di questa storia. Dall'altra parte abbiamo invece una ragazza di 1 o 2 anni più grande che invece si deve confrontare con una realtà un tantino diversa. Non vado ad approfondire per evitarvi di fare spoiler, ma ha una situazione comunque
familiare che la porta a comportarsi in un certo modo. Ha paura, in un certo senso, di deludere le aspettative. È una ragazza molto intelligente, molto in gamba, è un po' il modello di riferimento di tutti quanti. E se da una parte si dimostra sempre molto sicura di sé, molto convincente, come una eroina, diciamo, in realtà ce l'ha tante insicurezze. Nel frattempo si sono accese le luci dell'albero di Natale, inizia già a fare un pochettino buio. Comunque, devo dire che sono rimasta molto sorpresa da questo anime, perché inizialmente non mi sembrava nulla, diciamo, di speciale, perché come vi dicevo, la storia comunque va avanti in maniera abbastanza tranquilla, calma, non c'è fretta. Nonostante l'anime conti 13 episodi, io adesso sono al decimo. Grandissimi sviluppi non ci sono stati, ma secondo me c'è un graduale approfondimento dei personaggi proprio a livello psicologico che ho apprezzato tantissimo. Non è un anime che si butta sulle smancerie o su scene equivoche, su fraintendimenti. No, si prende tutto il suo tempo per delineare in maniera approfondita i personaggi. Questo anime quindi mi sta piacendo tantissimo. Mancano 3 episodi alla fine, non so che cosa succederà, ma io ve lo consiglio caldamente. Oltre ad apprezzare tantissimo i personaggi per la loro complessità e questa ricerca dell'autrice nel voler approfondire il lato psicologico, in particolare delle protagoniste, apprezzo tantissimo i disegni. Secondo me sono veramente molto molto belli. I personaggi si differenziano fra di loro abbastanza facilmente. Ci sono magari dei piccoli tratti ricorrenti, soprattutto nelle ragazze, però ognuna ha l'acconciatura un po' diversa dall'altra. Nell'anime si vede chiaramente anche il colore dei capelli diverso, la forma degli occhi, insomma. Non sono diversissime fra di loro le ragazze, ma si distinguono bene ed è una cosa, secondo me, importante. Tra l'altro, vedendo qualche immagine online, mi sembra di capire che lo stile utilizzato nell'anime sia molto molto simile a quello del manga, quindi non vedo l'ora di leggerlo. A parte questo, mi piacciono molto anche i colori e le musiche che trovo davvero molto delicate, le musiche quasi raffinate con questo pianoforte in sottofondo, quasi come se ci fosse della musica classica in alcune scene, è un tocco che ho apprezzato tanto. Ma forse la cosa che mi ha stupita di più a livello visivo è il gioco di luci, perché infatti ci sono alcune scene, soprattutto le scene chiave della storia, che si svolgono al tramonto o in momenti particolari della giornata vicino a delle finestre, quindi c'è questo gioco di luci che ho apprezzato tanto, di luce riflessa e la temperatura della luce che cambia, le ombre, visivamente è un effetto che mi è piaciuto tanto. Quindi è partito un po' lentamente questo anime, non sapevo bene che cosa pensare, adesso mi ritrovo ad aspettare veramente con ansia l'uscita del manga qua in Italia, perché da quanto ho capito l'anime ricopre i primi 2, massimo 3 volumi della storia, mentre il manga prosegue e sono molto curiosa di andare avanti, di scoprire qualcosa di più sulle protagoniste e vedere come si evolverà la loro relazione. Fatemi sapere se avete mai letto degli yuri o guardato degli anime di questo genere, in tal caso che cosa ne pensate e se avete magari dei consigli da darmi. Io pian piano mi sto informando, sto aspettando che mi arrivi un manga a tema, quindi aspettatevi poi la recensione qua sul canale. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao!